Pronto, ciao a tutti. Oggi sono molto contento perché finalmente posso farvi vedere il nostro ultimo acquisto, una creazione di cui dobbiamo ringraziare Martino, Oscar e la Francesca di Jack Rifle. Hanno costruito per noi una carabina custom. E oggi vorrei parlare assieme a voi un po' del perché uno dovrebbe portare a casa una carabina custom e pregi e difetti. Difetti ne hanno pochi, se non il prezzo, però anche difetti che potrebbero avere le carabine custom. E colgo l'occasione per ringraziare la GAC e tantissimo. Hanno creato un'arma stupenda per diciamo, le esigenze del tiro a lunga distanza che negli anni mi sono ritagliato. E piano piano anche come componentistica ho avuto una grande soddisfazione nella componentistica che vedete. Alcune cose sono un po' acerbe e ne parliamo. Ne approfitto anche per farvi vedere uno strumento che ritengo fondamentale, di cui ho parlato nel video degli accenni della ricarica, ma che molti mi chiedono spesso come ricaricare con l'OAL superiore a l'OAL, diciamo così, consigliato dai manuali, e come farlo in sicurezza e come utilizzare quindi tutte quelle caratteristiche che sono il free bearing zero, il jump, cosa vuol dire che la palla tocca le righe, cosa vuol dire portare la palla più vicino alle righe, quindi cosa vuol dire quando una ricarica è sensibile o meno all'OAL, quindi alla lunghezza della cartuccia. Ci sono alcune palle che abbiamo visto sono più sensibili, un esempio sono le Berger ULD, non perché lo diciamo noi, ma per loro stessa missione, sono più sensibili alla distanza, quindi al jump che si crea fra la palla e le righe, quando iniziano le righe nella canna. E quindi sono più sensibili all'OAL in generale, anche se hanno un coefficiente balistico superiore, come abbiamo visto, rispetto a tutte le altre. Questo strumento si chiama Orna di OAL Gauge, è fondamentalmente una specie di... questa è la versione dritta, c'è anche la versione curva per AR, ma quello che ci interessa oggi è la carabina Volt Action, ed è uno strumento che consta di due pezzi. Un falso bossolo, questo, che è del calibro che ci interessa, cioè il calibro 300 Winchester Magnum. Ovviamente la carabina è carica, non abbiamo il colpo in canna, abbiamo verificato sia visivamente che dal punto di vista tattile che non ci sono colpi in canna. Primo passo per lavorare sempre sulle armi, ovviamente la sicurezza, questa l'ho controllata prima di prenderla, la ricontrolliamo così pubblicamente anche per ricordarlo. Questo è l'Orna di OAL Gauge come strumento che voi comprate, costava una cinquantina d'euro, adesso ovviamente sarà aumentato, e è semplicemente... sono due cilindri che scorrono uno dentro l'altro, questa è libera e questa è una vite di ritenzione, se la stringo questa si ferma. Da questa parte, quindi da una delle due estremità, ha una filettatura, questa filettatura va inserita nel finto bossolo. Il finto bossolo, presente in tutti i calibri, si compra online o dalla vostra media di fiducia, si avvita sopra la bacchetta, questo è 300 Winchester Magnum. Ora questo è il primo pezzo. Quando voi cosa succede qui dentro? Quindi cosa vedete? Vedete questa parte grigia, si vede da questa piccola finestrella, scorre dentro fino a, la metto su sfondo bianco, se ci riesco, fino a fuoriuscire dal colletto del finto bossolo. Questo è un finto bossolo, quindi il colletto non avrà la stessa tensione del colletto del bossolo del 300. Se voi prendete una palla, queste sono le palle che andremo a testare assieme alle MMR della Sabatti, abbiamo... questa è una Orna DLDX da 212 grani. Voi la mettete, qualsiasi palla che volete prendere, la mettete qui dentro, chiaramente sarà tutta dentro, e con questa parte, diciamo, posteriore la potete spingere e rientrare, spingere e rientrare. A questo punto voi togliete l'otturatore, sperando che esca, sì, ok, esce. Mettete il vostro finto bossolo più la palla che avete deciso di utilizzare dentro all'azione. Questa parte qui ovviamente adesso è alzata perché è per me, ma voi la dovete... lo facciamo, lo ristringerò dopo. La dovete mettere a zero, ok? Dovete infilare dentro il vostro bossolo completamente, ok? Quindi andà a toccare. Poi picchiettando leggermente sulla parte appunto qui della parte della posteriore dell'asta grigina interna, quindi del cilindro interno, andate a
inchiettare finché con la vite di ritenzione sganciata, finché non sentite appunto che sentite che non va più avanti. A questo punto significa che la palla è andata abbastanza avanti da toccare le vite. Chiudete tenendo premuto leggermente, non serve che spingete, tenete appoggiato, chiudete il dado di ritenzione, questa piccola vitina, e tirate indietro il tutto. Ok? Questa cosa vi può succedere che la palla rimane incastrata dentro la canna, non è realmente incastrata, è appoggiata con la bacchetta dall'altro lato, la spingete leggermente e gliela rimettete dentro. Cosa vuol dire che gliela rimettete dentro? Vuol dire che semplicemente, come vedete, la riappoggiate, perché non è stretto il colletto. Una volta che voi avete questa cartuccia che non è una finta cartuccia, prendete il vostro calibro, togliete questo che poi dopo vi faccio vedere cosa serve, e la misurate semplicemente. Fatelo zero. Vedete che qui c'è una piccola, sempre su sfondo bianco, ve lo faccio vedere, di qua si vede meglio. Un piccolo incavo. Nell'incavo ci va la lama posteriore del calibro, la lama superiore va sulla punta della cartuccia e misurate la vostra lunghezza massima, che in questo caso è 91, ok? 91.2. Quindi cosa succede? Vuol dire che questo ovviamente non dovete farlo una volta sola, dovete farlo solo con una ogiva, cambiate ogiva, io generalmente ne faccio 6-7 a seconda dei lotti, se misuro ogni singola, quindi questa la metto via, ne prendo un'altra, lo rifaccio e la misuro, verrà 90,1, poi 90,26, poi 90,3 e faccio una media. E quello è la mia massima, quindi la mia massima lunghezza di cartuccia, per poter fare però una ricarica jammed, cioè con la palla dentro le righe, con la palla che tocca le righe. Quindi si può fare, ci sono dei metodi per fare una cartuccia anche lievemente oltre, quindi chiuderla più lunga addirittura di questa misura. Però bisogna ricordarsi di utilizzare i programmi balistici, di saperlo fare, non fare cose nella ricarica pericolose se non lo sapete fare, perché è una cosa molto pericolosa che può portarvi a danni, fino anche a danni letali, oltre a danni all'arma, anche a danni letali a voi e a chi è con voi. Quindi non fatelo se non sapete fare, fatelo se siete esperti o se avete con voi un esperto che lo sa fare. Quindi, ad esempio, il manuale Berger sono riportate ricariche, non ovviamente dosaggi, ma sono portate lunghezze con le cartucce finite più lunghe rispetto a questa misura che abbiamo preso oggi. Io non le uso, come ho già detto nell'altro video, tengo sempre un margine di sicurezza tenendo la palla lievemente, in particolare 1,27 come consigliato dal manuale Berger, e come è uno dei passaggi che vi consiglia, non è un passaggio che vi consiglia come il passaggio perfetto, vi consiglia fra i passaggi meno 1,27 mm ed è più o meno il passaggio che io ho visto avere, diciamo, un'utilità nella mia ricarica sull'altra arma, sul sacco TRG. Su questo chiaramente dovrò fare le mie prove e anche ricominciare a fare tutti i passaggi. Non uso né passaggi jammed, quindi né passaggi con la palla che toccano le righe, né passaggi con la palla troppo vicina, ovviamente neanche oltre a questa misura. Questo lo faccio per sicurezza, e perché non si sa mai, sbagliare un attimo, e preferisco stare dalla parte dei bottoni. Questo è l'altro pezzo di cui molti chiedono, che non è lo stesso kit, cioè è lo stesso kit ma dovete ovviamente pagare due pezzi diversi. Questo ha, vi faccio vedere, è semplicemente un pezzo in più del vostro calibro che va montato nella parte superiore, lo chiudete, dado vite di ritenzione, stringete, rimane attaccato nella parte superiore, rifatelo zero, e lui prenderà adesso la misura della cartridge overall, del CBTO, del cartridge bait to aside. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi prendete questa palla e la mettete come prima e avete trovato la misura di, invento, 90, non lo ricordo più, 90 punto qualcosa, a questo punto se io misuro questo valore non è più il valore di lunghezza OAL, cartridge overall length, ma è la misura dalla base della cartuccia fino all'angolo della spalla, ok? Quindi fino all'ogiva, la chiamo l'angolo dell'ogiva, cartridge base to ogive, CBTO. Infatti sarà molto più bassa e sarà 73.56. Anche questa che mi dà il vero valore, cioè ciò che sta davvero lontano dalle righe, meno 1,27 nel mio caso, nel caso delle mie ricariche col TRG, non è
la punta, perché la punta è al centro della canna, non tocca nessuna riga, ma è l'angolo della spalla che tocca la riga. E quindi il punto in cui tocca la superficie interna della canna ha meno 1,27 mm di saltino prima di arrivare appunto a toccare la faccia interna della canna. Quindi è questa la vera misura della cartuccia, del punto in cui l'ogiva tocca la faccia interna della canna, non la punta, ma la spalla, l'angolo dell'ogiva, chiamatelo come volete, ognuno ha trovato dei modi diversi di chiamarlo. Comunque il concetto è che è importante, la punta è al centro della canna, la spalla invece è ovviamente a contatto con la superficie interna della canna.